Salve telespettatori di Toscana TV, benvenuti al secondo appuntamento con Folklore di Toscana. Questa volta è di scena la musica con il raduno di 50 bande a Firenze per il giubileo del 2000. Buon divertimento! Un saluto a tutti gli ascoltatori di Folklore di Toscana. Oggi siamo in Piazza Santa Croce a Firenze per proporvi la manifestazione indetta dal Comune di Firenze insieme alla Filarmonica di Firenze Gioacchino Rossini e all'Ambima Nazionale Toscana in occasione del Raduno Nazionale Bandistico Firenze Giubileo 2000, primo appuntamento di rilievo per questo evento giubilare per il capoluogo Toscana. Un saluto da Franco Mariani che vi parla come inviato speciale per Folklore di Toscana. Alla manifestazione hanno partecipato ben 50 bande provenienti da tutta Italia. Qui vediamo le immagini relative all'ingresso delle bande in Piazza Santa Croce dopo al termine della sfilata che era iniziata alle ore 14 e che ha percorso il centro storico del capoluogo toscano. La mattina invece di domenica 7 maggio, quando si è svolto questo raduno bandistico nazionale Firenze Giubileo 2000, dicevo la mattina, nella Basilica di Santa Croce si è tenuta una solenne celebrazione eucaristica presieduta dal Vescovo Emerito di Prato, Monsignor Pietro Fordelli, e che è terminato poi con l'omaggio floreale alla tomba di Giacomo Rossini, il compositore da cui prende nome anche la Filarmonica di Firenze, e che ha visto poi l'omaggio di tutte le 50 bande partecipanti al raduno che hanno lasciato presso la tomba il proprio gagliardetto. Questo evento giubilare ha avuto come protagonista il capoluogo toscano perché a Firenze nel 1222 nacque la prima banda comunale. Fu proprio Firenze il primo comune italiano a dotarsi ufficialmente di una banda. Questo grazie alla deliberazione dei consigli maggiori dell'8 febbraio 1232 e da quel tempo Firenze ebbe la Filarmonica dell'Audesi che all'interno della famiglia della signoria aveva il grado di ufficiali del comune con l'obbligo di vestire le divise fornite dal comune, una per l'estate e una per l'inverno, col distintivo del Giglio Fiorentino, a ciò che possano esercitare il loro ufficio in modo onorevole per il comune. Giglio che ancora oggi si trova sulle divise della Filarmonica di Firenze Gioacchino Rossini. Quindi a Firenze nasce nel 1222 la prima banda comunale e fino dalla fine del XV secolo si era già consolidato il fatto di far suonare i musici in Piazza della Signoria. Pensate che addirittura il padre del grande artista Benvenuto Cellini, suonatore di viola e di flauto, fu chiamato con insistenza a far parte dei musici della Signoria, divenendo piffero regolare. In lui ben presto nacque l'aspirazione anche di vedere figlio Benvenuto divenire gran suonatore, cosa che avvenne presto grazie alle doti naturali di quest'ultimo. Sempre dalle deliberazioni dei signori e collegi, però questa volta del 1512, risulta che proprio il grande Benvenuto Cellini, per la sua grande abilità, a 12 anni fu nominato piffero della signoria. A causa però della sua giovane età suonava in braccio ad un domestico che gli permetteva così di essere alla stessa altezza degli altri musici, essendo lui ancora un piccolo bambino e suonando non a orecchio, pensate, ma bensì leggendo la musica, una cosa inusuale per l'epoca. Le bande ad uso militare, che costituiscono poi il germe dal quale prenderanno forma le bande moderne, così come noi le intendiamo oggi, erano composte generalmente da pifferi, flauti, cenanelle, tamburi e trombe. Questa musica, come ho detto prima, generalmente si trasmetteva da musico a musico a orecchio, senza notazione su spartiti. Possiamo tranquillamente asserire che la banda
domanda, è un'arte a sé, ha una letteratura e un linguaggio proprio e molti autori hanno scritto originalmente per essa. Ascoltandola il pubblico viene colpito nello spirito e nell'intelletto, educandosi e dilettandosi contemporaneamente all'arte dei suoni, poiché nessuna arte come la musica sa evocare profondamente stati d'animo ed emozioni. Essa è destinata prevalentemente a suonare in luoghi aperti e per un vasto pubblico. Può eseguire la musica camminando e per questo è adatta alle cerimonie che richiedano parate, cortei, processioni, sia per feste civili che religiose. Quando suona, marcia l'organico e si dispone in forma rettangolare, mentre per i concerti si dispone in forma di semicerchio con l'aggiunta di altri strumenti. La banda naturalmente si esibisce anche in ambienti chiusi come auditorium, chiese e teatri. Nel 1955 nasce l'ANBIMA, Associazione Nazionale delle Bande Musicali Autonome e delle Attività Musicali, che da oltre 45 anni è al servizio della musica popolare del nostro paese. L'ANBIMA non prosegue scopi di lucro, tutela gli interessi dei complessi associati, ne promuove il progressivo miglioramento, studia ed avanza proposte per il loro potenziamento e promuove altresì l'educazione e la formazione musicale dei giovani, organizza e incoraggia raduni e manifestazioni musicali a tutti i livelli e promuove incontri, convegni, tavole e rotonde. Pensate che per questa manifestazione Firenze Giubileo 2000 la Filarmonica di Firenze sta lavorando da ben 2 anni e da 9 mesi in collaborazione con il Comune di Firenze ha organizzato questa manifestazione con numerosi incontri preparatori. Dicevo all'inizio, 50 sono le bande che hanno partecipato a questo unico appuntamento giubilare extra Lazio per le bande. Infatti altri 2 appuntamenti giubilari si terranno in Vaticano il 2 giugno prossimo e il 17 dicembre, entrambi alla presenza del Santo Padre Giovanni Paolo II. Però i responsabili vaticani del giubileo, d'intesa con l'ANBIMA, hanno scelto una città come unico appuntamento extra Lazio per tutte quelle bande che non potessero partecipare a 2 appuntamenti giubilari e la scelta naturalmente è caduta su Firenze, dove, come dicevo all'inizio, nel 1222 nacque la prima banda comunale. 50 bande, le nominiamo tutte perché non ve le possiamo proporre nelle immagini: Filarmonica di Firenze Gioacchino Rossini, organizzatrice del raduno e ospitante. Pensate che la banda comunale di Firenze ha offerto a tutti i 3.000 musicanti, perché tanti erano i componenti di queste 50 bande, diceva, a tutti ha offerto il pranzo e l'ospitalità. La banda musicale Santa Cecilia di Annifo, una presenza ormai cara ai fiorentini, perché proprio grazie a un quotidiano cittadino la banda di Annifo è rinata grazie al contributo di solidarietà raccolto dal quotidiano cittadino, ma anche grazie all'impegno della Filarmonica Rossini, perché ha donato, pensate, ben 6.000 spartiti alla banda Santa Cecilia di Annifo, provincia di Perugia. Poi era presente la Filarmonica di Signa Giuseppe Verdi, la banda musicale di Sesto Fiorentino, l'Associazione Filarmonica Verdi di Reggello, il concerto bandistico Santa Cecilia di Castellabate, provincia di Salerno, premiato corpo bandistico Città di Orbetello, Grosseto, corpo filarmonico Francischi di Cinigiano, Grosseto, premiata Associazione Filarmonica Dorinzetti di Montaione, Firenze, Associazione Musicale Firenze, Musica Cittadina Pontremoli, Massa, premiata Filarmonica Verdi di Castelfiorentino, Firenze, Associazione Culturale Vincenzo Galilei di Santa Maria a Monte, Pisa, corpo bandistico Santa Cecilia di Lissone, Milano, Società Musicale Puccini di Moncigoli, Massa, Banda Musicale Filatterese, Massa, Società Filarmonica La Castigliana di Castiglion d'Orcia, Siena, Banda Musicale Squilla dell'Appennino di Serravalle Arezzo, Gruppo Filarmonico Solvè di Rosignano, Livorno, Corpo Musicale Verdi di Serravalle Pistoiese, Pistoia, Gruppo Strumentale Bandistico Felino di Parma, Corpo Bandistico Città di Fabriano, Ancona, Complesso Filarmonico Puccini di Borgo Abbugiano, Pistoia, Corpo Musicale Vittorio Veneto di Casal Zuigno, Varese, Corpo Musicale Amici della Musica di Cittiglio, Varese, Società Filarmonica La Folcloristica di Bettolle, Siena, Banda Musicale di Sillano, Lucca, Filarmonica Giacomo Puccini di San Gimignano, Siena, Società Filarmonica Verdi di Rocca Tederighi, Grosseto, Società Filarmonica Complesso Caratteristico La Tramontana di San
San Giustino Valdarno, Arezzo, complesso bandistico Città di Acqua Santa Terme, Ascoli Piceno, premiata Società Filarmonica Volere e Potere di Pontedera, Pisa, Società Filarmonica Puccini di Pomarance, Pisa, Banda Comunale Toscanini di Piazza Cetona, Siena, Filarmonica Puccini di Camaiore, Lucca, Società Filarmonica Santa Cecilia di Laterina, Arezzo, Associazione Musicale Rossini di Pieve Fosciana, Lucca, Vicchio Folk Band di Vicchio, Firenze, Società Musicale Gaetano Luporini di San Gennaro, Lucca, Filarmonica Verdi di Gavorrano, Grosseto, Società Filarmonica San Quirico d'Orcia, Siena, Società Filarmonica Guido Monaco La Samba di Torrita di Siena, Siena, Concerto Musicale Francesco Morlacchi di Cannara, Perugia, Associazione Musicale Romualdo Rizzo di Spezzano Sila, Cosenza, Società Filarmonica Gioacchino Rossini di Recco, Genova, Corpo Musicale Oreste Carlini di San Casciano, Val di Pesa, Firenze, Corpo Bandistico Borgotaro di Borgo Valditaro, Parma, Filarmonica Giuseppe Verdi di San Vincenzo, Livorno, Filarmonica Senofonte Prato di Vecchiano, Pisa, Corpo Musicale Puccini di Buzzano, Lucca. Le 50 bande sono state accettate in base all'ordine di arrivo delle domande fino ad un massimo di 3.000 persone, in quanto la Rossini di Firenze e il Comune di Firenze non potevano ospitare più di questo numero. Pensate, ben 3.000 persone che hanno invaso la città tutta la giornata di domenica 7 maggio, anche se il traffico era bloccato per l'ultima domenica ecologica proprio dedicata alla musica, però il comune voleva limitare al minimo i disagi per la cittadinanza, e queste 3.000 persone hanno invaso pacificamente la città. Pensate, il primo vero e per ora unico raduno giubilare di questo evento grande che è appunto l'anno santo del 2000. Tra poco entreremo all'interno della Basilica di Santa Croce per ascoltare, sotto la direzione del maestro Giampaolo Lazzari, l'inno ufficiale del Giubileo 2000 e l'inno italiano. Pensate, le 50 bande hanno suonato tutte insieme all'interno della Basilica di Santa Croce. Dovevano suonare all'esterno, ma la pioggia ha dato noia e ha costretto i musicanti a entrare. Ascoltiamo queste note dell'inno ufficiale del Giubileo 2000 suonati da tutte e 50 le bande sotto la direzione del maestro Giampaolo Lazzari. Note dell'inno di Mameli, anche questo eseguito dalle 50 bande insieme sotto la direzione del maestro Giampaolo Lazzari, alla presenza del gonfalone di Firenze e del vice sindaco Andrea Ciccarelli e del presidente nazionale dell'Ambima Carlo Monguzzi, si conclude il tempo a nostra disposizione. Franco Mariani, inviato speciale di Folklore di Toscana, nel salutarvi, vi ricorda di telefonare ai numeri della nostra redazione che troverete tra poco in sovraimpressione, perché le telecamere sono a vostra disposizione, la redazione di Folklore di Toscana è a vostra disposizione per venire in ogni parte della nostra regione per documentare la vostra attività. Bene, un saluto da Franco Mariani e un arrivederci a presto con la prossima trasmissione di Folklore di Toscana.